Salve a tutti, bentornati su Video Sicilia, discorsi d'autore, mezz'ora di approfondimento giornalistico della nostra emittente. Vado subito a presentare, non prima di aver letto una breve strofa, mi suso o mi susu, mi curcu suso iusu, tegno l'occhio aperto o lo tegno chiuso, signori i Calandra e Calandra, ben arrivati e buonasera. Ciao, buonasera, grazie, ciao, voi per averci grazie. invitati. No, grazie a voi che avete accolto l'invito. Diciamo che avervi avuto ospite non è la prima volta, in quanto circa 8 anni or sono vi avuti partecipi in una trasmissione che conducevo allora quando lavoravo per gli Stati Uniti d'America, e allora l'abbiamo coniata come titolo I parenti parenti stretti. Perché, ad onor di cronaca per i nostri telespettatori, lo studio di registrazione nella radio attraverso la quale interagivamo con la comunità italiana negli Stati Uniti d'America era rotto, quindi abbiamo dovuto traslocare in una stanza dove eravamo registravamo come le le pubblicità. Infatti eravamo messi così È uscito fuori i parenti stretti. Mi ricordo il titolo della trasmissione. In radio non si vedeva. Un ponte sull'oceano. Ah, avevo pensato sullo stretto. No. E allora, perché Calandra e Calandra? Perché questo tormentone che ci accompagnerà da qui in avanti fino a tutta l'estate e oltre, siciliano, speriamo. Tipo strano. Questo progetto inizia a Maurizio e poi a Peppe. Maurizio, allora. Ma questo progetto nasce dalla voglia di mettersi nuovamente in gioco. È in discussione. È in discussione, sì, anche perché finito Sicilia Incantata. Perché è bello criticare, ma mettersi la faccia. Certo, in mettere la faccia è sempre una cosa che non è facile da fare. E allora ci siamo detti, finita Sicilia Incantata, e ora che facciamo? È stato un lavoro lunghissimo, un anno gestazione. Di registrazione per quanto riguarda gestazione di Sicilia Incantata, e è andato anche fra l'altro abbastanza bene. Abbiamo fatto diverse serate anche in chiave orchestrale. E poi ci siamo detti, forse è la volta buona anche per presentare qualcosa di inedito, di nostro, quindi capire un po'. Diciamo che avete iniziato quanti anni or sono per quanto riguarda questi, perché vi siete ritagliati uno spazio musicale decisamente nuovo non per la nostra zona, non voglio dire la nostra zona. No. Nel panorama musicale italiano, ecco, è questo. Sì, se vogliamo, sì, fra l'altro ti anticipo, ma entro ed esco subito da questo discorso. Che abbiamo noi finito e chiudiamo finito. Sì, abbiamo il cassetto. Ci stiamo identificando in un genere che abbiamo chiamato Sniff, cui sentirete parlare da qui in avanti. Vi documentate poi. Avete capito, nostri telespettatori, che è una trasmissione davvero con chiave decisamente ironica. Prego, Peppe. Anche perché con siciliano di Bussano ironica. Parliamo di ironia, siciliano di Bussano, per cui mi sembra il caso di sdrammatizzare. Sniff, tu non arriva. Ma guarda, tu sniff qua un po', troverai un po' la soluzione. Sì, bisogna sniffare un po' nel sito e capire di cosa parliamo, anche sul nostro canale di YouTube, canale appunto Calandra e Calandra Channel, e capire un po', perché stiamo cercando di far entrare anche questo termine, se ci riusciamo, anche nell'enciclopedia Treccani. Diciamo ci limitiamo fino ad ora a Wikipedia, sì. E poi magari andiamo oltre. E allora, Sniff, questo progetto di linguaggio Sniff, avete detto così? Sì, diciamo che ci siamo voluti cimentare in questa nuova avventura con un testo molto bello, fra l'altro. Testo e musica Giuseppe Calamo, quindi Calandra e Calandra. Sì, tutto, diciamo, ideato da noi. Quanto tempo ci è voluto per stilare sia il testo che la musica? Ma guarda, se te lo diciamo perdiamo anche di credibilità. Metto un po' di due anni quasi circa, uno o due ore. Non più sinceramente. Quanto ci vuole? Ma guarda, possiamo dire che l'abbiamo trovato. Non lo sappiamo neanche noi. E visto che siamo in tema di siciliano, mi piace ogni tanto mettere la parola. E diciamo la verità, l'abbiamo trovato in un giorno. Sì, diciamo che nata un'idea iniziale mentre mi trovavo a letto. Un corpo alle capite, mi chiamano la CID. Chi è che non fa queste cose? Dico, alla fine abbiamo voluto giocare un po' su tutti i nostri modi di fare, di dire, gli usi, i costumi, in modo ironico, senza piangersi a me piace la clip addosso. Musicale quando si affaccia la mamma nella clip di Mangione, ma ritati! Qualcosa del genere. Ma guarda, oggi sta accadendo anche questo, nel senso che i giovani
vuoi per mancanza di lavoro. Ma questo non è un discorso del siciliano, no, 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 è una cosa anche in generale. Vuoi per un discorso di lavoro, vuoi perché si trovano bene in cresce a casa. L'età per prima che uno con vuole a nozze, diciamo. Si riesce, è arrivato un tipo strano. E ne approfittiamo per salutarlo il nostro Nino Fontana. Un altro tipo strano. Lo diciamo. Si nasconde, guarda, si nasconde dietro la telecamera. Sì, perché è strano. È sniff, diciamo. Quindi cosa stavo dicendo? Al discorso cioè, di autore tutto è strano, dal conduttore al regista, all'assistente studio, alle... Spero che non cambieranno canale. Noi speriamo che si diffonda la siciliano stranomania, no? Perché addetti ai lavori, devo trovare un altro termine perché ogni volta mi impallo, addetta dagli addetti ai lavori, ci dicono che il brano comunque c'è, il tormentone bello, può restare, un modo nuovo... di parlare appunto della Sicilia, dei lati positivi, un modo nuovo di presentare come Peppe, è un modo nuovo per fare pulizia di casa, canticchiare perché velocemente diciamo che è un modo nuovo per presentare la nostra terra, la nostra Sicilia attraverso la musica, un ma tempo... anche attraverso il video che sicuramente è poi la ciliegia, diciamo un po' il nostro Mirko, diciamo che sono sì. Sono trainanti tutte e due, diciamo. Ma che dobbiamo fare parlare a lui, io non lo so. No, dovete parlare voi. Ah, non siamo noi che dobbiamo intervistare te. Ah no, pensavamo fosse all'incontrato. Che stavi dicendo? Dicevo che tutte e due, sia brano che video, fanno da traino, nel senso che il video spesso si tira il brano. E viceversa. E il brano si tira il video, quindi non sappiamo quale sia la cosa. Comunque una accoppiata vincente, bella, sicuramente una accoppiata vincente. Dimmi. No, per carità, dimmi tu. No, diciamo, ma noi guarda, diciamo io, subito. Io voglio fare una cosa, scusa Maurizio, perché se interrompo, sai mio fratello. Il nostro Nino Fontana che assiste in studio si sta divertendo anche lui. Ma questo ci fa piacere. Ma la cosa che intanto vogliamo fare, perché lo dimentichiamo sempre, può sembrare strano, ma in tutte le occasioni. Noi vorremmo ringraziare tanto tutte quelle persone che ci hanno permesso di sono state tante. Hai visto? Sono state tantissime. Ma in modo particolare. Ed esco di nuovo nuovamente. Stavolta dove? Dalla porta o dalla finestra? Dal cassetto. Dalla porta famosa. Come ha detto Ivan Fiore per la presentazione, c'è il primo video che ha i titoli di coda più lunghi del video. Effettivamente ma io guardavo comunque un ringraziamento veramente particolare, oltre devo dire a Vito Cecilia che ci ha permesso, che ci ha illuminato, possiamo dire che ci ha illuminato sul set, come dire. Ma sicuramente un ringraziamento va a Eventi e a CG Eventi che ci ha dato la possibilità di poter realizzare, e non dimentichiamo anche Omnia Impianti sono tantissime, però queste qua sono le persone che ci sono state più vicine, diciamo. Con materialmente proprio, perché se non avevamo il nostro il nostro assistente studio vi ha dato una grossissima mano, così credo anche altri collaboratori della nostra emittente vi sono stati vicini, ma poi anche fondamentalmente sul backstage che si vedeva, credo Leonardo Fontana vi ha dato una grossa mano, ricordo un certo Ali che Ali, pugilista. Comunque no, era solo un appunto così, perché spesso lo dimentichiamo, ci facciamo prendere dalla nostra giustamente voglia. No, il fatto che quando vai in TV ti intervistano per non farti parlare tanto, mezz'ora. Ma io quindi tu in mezz'ora non hai il tempo di dire... Io non lo so se riusciranno a montare bene questo. Cioè, mi sto limitando a fare domande perché c'è un dialogo... No, ma il fatto che ormai le domande le facciamo anche le facciamo noi stesse. Maurizio, scusa, la cosa ne pensi tu? No, io volevo, visto che mi stai facendo questa domanda... Vabbè, io me ne vado, arrivederci ragazzi, ci vediamo. Volevamo ringraziare in questo caso perché spesso dimentichiamo, invece sono le persone che poi hanno... Sono scelte fondamentali, diciamo. Sì. Chi lavora in ombra, ossia dietro le quinte, certo, alla fine resterà... risulta, è così, certo, fondamentale certo, per il prodotto. Il regista appunto che è Alessandro Ferrara, il direttore della fotografia che è stato Massimo Cangelli, l'aiuto regia che è stata Federica Ferrero, giusto? Francesco Butano che ci ha aiutato. Poi gli effetti speciali sono stati curati da un'agenzia di Roma, Maxed. Non facciamo pubblicità, ragazzi, vi ricordo che siamo sempre in un'ombra. No, avete ragione, non facciamo pubblicità. Allora non possiamo dire, per esempio, che l'attore Angelo Russo. L'attore, sì. È il catarella del commissario Montalbano. Non lo possiamo dire. Ah, lo possiamo è che Ivan Fiore è un cabarettista che è stato accolorato caffè a Bulgogia. Stefania Scordia è una modella. Ma comunque, dai, facciamo un po' i seriosi. Facciamo domande. No, allora, facciamo impazzire oggi. Siete riusciti una domenica mattina delle settimane scorse a bloccare la piazza principale e solo chissà c'è di scopello. Sì, ma tra l'altro come si suol dire, il vino buono sta nella botte piccola. Scopello, com'è? Il vino buono sta nella botte piccola. Scopello è piccola. Acculturato sei, però è incantevole. Cioè, hai studiato per formulare questa domanda? Era una domanda preparata prima. L'ho scritta qua. Ah, l'ho scritta. Ho capito. Dicevo, ringraziamo
anche il sindaco e l'assessore di Benedetto di Daniela Di Benedetto e Marzio Bresciani, sindaco Bresciani. E assessore. Ci hanno dato le autorizzazioni, abbiamo bloccato Scopello di domenica, quindi... Quanto è durata la registrazione del videoclip? Possiamo dirlo? Sette giorni e sette notti. Abbiamo lavorato la media di 22 ore al giorno, credici. Perché gli effetti dell'astronave sono stati tutti realizzati agli interni di un capannone. L'idea che l'ha avuto di fare questo video? Il regista, appunto, Alessandro Ferrara, se ne è uscito e si sposa poi bene con la canzone, appunto, Siciliano tipo strano. Il brano già, forse si può, come dire, si può dire che è il primo brano che racconta un po' un corto, no? Cioè tu già, ascoltando il brano, vivi un po' la storia. Quindi lui ci ha messo di suo anche il fatto degli alieni. Peppe, qua è la parte filosofica di tuo fratello Maurizio. Filosofica. Brano che tira... Sì, sì. Diciamo che... È forgiato abbastanza bene. Poi ci ha messo del suo Alessandro con questa trovata geniale degli alieni, che poi studiano appunto il siciliano, considerandolo certo. Un tipo strano, e poi rimangono comunque affascinati dal modo di fare, di dire, di essere di noi siciliani, appunto, e si trasformano avete in calandria. Avete presentato una nostra terra decisamente diversa. Sicuramente un po' colorita, ma io posso fare un'altra cosa, esco sempre, perché sai, andare sempre sul ci sono troppe porte, sul serioso, ma non fa niente. No, sul serioso. E usciamo, vorrei raccontare un aneddoto, c'è qualcuno prego. Che c'è. Se l'hai presente, tu se guardate il videoclip, c'è una scena del matrimonio, che mm-hmm. si svolge in una chiesa che... Non si doveva registrare comunque questa parte del video, si doveva registrare a Castellammare. È una chiesa della nostra città, di Alca. Sì, è una chiesa della nostra città. Diciamo che doveva essere fatto in una chiesa di Castellammare. Per cui, avendo avuto le autorizzazioni per poter ottenere il suolo pubblico, avevamo e anche dato l'autorizzazione del prete per poter... Anche la benedizione del prete, che salutiamo, Mario Bonura. È successo che quel giorno lui aveva dimenticato che proprio c'era quell'ora c'era un matrimonio. Per cui noi, che avevamo le comparse, perché anche noi abbiamo quindi le comparse, stato sono andato al matrimonio. No, ma raccontiamo anche un'altra una cosa. Una scena vera sarebbe. No, ma guarda, è un film realmente. Sono andato veramente al raccontiamo matrimonio. Quest'altra cosa pure. Che è la scena dove abbiamo girato la scena del matrimonio. Ad Alcamo doveva essere il nostro Mirko Compuso sta mandando comunque no, scusa Maurizio, no, è bello questa perché? Cosa perché effettivamente visto che Mario Bonura il prete ci ha chiamato e ha detto ragazzi vedete che oggi sono impegnato noi impegnati nelle riprese non avevamo i numeri telefonici di tutta la comparsa. C'è stata gente che è andata a fare i capelli dalla parrucchiera, è andata gente a che si è andata a vestire di festa, ha lavato la macchina, si è vestita da festa, quindi cosa è successo? Che noi avevamo pensato di spostare la location. Quando siamo andati all'altra chiesa, quella che si vede, effettivamente, là c'era un funerale. Per cui quindi ci siamo passati una chiesa dove no, c'era precisiamo che la scena del boss che è stata girata in piazza d'Alca doveva essere girata dove c'è stato il matrimonio. Sì. La scena del matrimonio doveva essere girata a Castellammare. Quindi trovato un funerale, trovato un matrimonio. Per chiedere le autorizzazioni, chiamare gli assessori, i vigili urbani, quindi avere ci ha spostato un po' tutto il set. C'è stata gente che si è presentata al matrimonio. Al matrimonio vero. Fermatevi un attimo, poi la continuiamo questa discussione nella seconda parte di Discorsi d'autore. Intanto io voglio un attimo soltanto il nostro Vito Pecoraro, un primo piano a questa copertina. Presentiamo. Ritornati, grazie quindi agli sponsor e grazie appunto ai Calandra e Calandra che ci abbiamo qui nel nostro salotto di Discorsi d'autore. Allora, per continuare quella simpatico siparietto. Chiudere questa clip. Esatto. Comunque abbiamo avuto noi molte comparse che sono andate al vero matrimonio. Si sono ritrovate là. Di conseguenza non riuscivano a capire come cioè, veramente questo hanno girato stanno facendo un grande colosso. C'è pare un matrimonio vero. C'erano i fiori, c'era la scalinata, tutto. Le piante. Ma la scena comica è stata quando sono sceso dalla macchina, c'era un marito e una moglie che giustamente sono arrivati e pensavano che erano in ritardo. Allora ci sono già gli invitati davanti alla chiesa. Stanno girando. Sono arrivati là, fortunatamente c'è qua, manca ancora tutta l'altra equipe di attori. E se vanno verso un'altra coppia che erano là, che erano i veri invitati, fanno con pace, che siamo dei matrimoni oggi, eh? No, ma questo non sono messi. La cosa più simpatica barzelletta è stata... No, non è barzelletta perché hanno visto tutto il matrimonio, sono entrati in chiesa. C'è stata gente che ha visto il matrimonio di una persona che poi gli sembrava male uscire dalle... E sono rimasto a vedere tutto il matrimonio. Visto il matrimonio che non è invitati, non sapendo a quale parte appartenesse, sia la parte del fidanzato, la parte del fidanzato. Maurizio, tanti anni di sacrifici sulle spalle, diciamo che questo vostro progetto tanti anni sulle spalle, ma anche di sacrifici, perché alla fine poi vengono premiati questi sacrifici. Ma guarda, noi non lo sappiamo se saremo
premiati. Ma guarda, il territorio, il comprensorio già vi ha premiati, non a cominciare da questo video qua, ma già da anni vi stima, vi apprezza e vi tiene in considerazione. Certo, precisiamo pure che... E non è difficile essere profeti in propria patria. È appunto questo che ci preoccupa, no? Perché magari siamo profeti nella nostra patria e poi fuori, no, no, scherziamo. Invece volevo dire che noi, volendo, siamo stati caparbi e testardi, perché ci piace appunto parlare della nostra terra, ci piace parlare la nostra lingua. E dobbiamo dire anche che... Perché dobbiamo dire la verità, se devo parlare solo quello, forse un po'... Sì, così. Sì, no. Infatti... Perché nasconderci... No, la parte seria di Maurizio Calandra, ci piace, adesso mi piace... Ma perché nasconderci dietro un dito, dai? No, noi abbiamo i problemi con i verbi, italiani, quindi... Con le coniugazioni. Certo, spesso il fatto di cantare o di parlare in siciliano, quando troviamo delle difficoltà, prendiamo la scorciatoia e mettiamo... un verbo siciliano, questo serve a tappare i buchi. Maurizio, parlavamo vacanze di anni di gavetta sulle spalle. Ecco, è chiaro che domande come hanno i nostri telespettatori non ne preparo mai, ma la piazza più che ricordi, come per quell'evento particolare, per quell'episodio particolare, quella serata che magari non te l'aspettavi che ti succedesse quel determinato aneddoto, se si può raccontare. Fai mente locale intanto, Maurizio, e vedo Peppe. No, forse, no, 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 io penso forse... che una delle piazze che ci ha dato grande riscontro sicuramente è stato, possiamo dire, quest'anno, per il 31 dicembre. Certo, proprio la per piazza per Capodanno, l'ultimo dell'anno. La piazza di Alcamo, ci ha era sorpreso. Era strapiena come... Come non come, mai. Come eravate non esibiti mai. In piazza. Sì, abbiamo fatto l'inizio anno ad Alcamo, o fine anno, inizio anno ad Alcamo, e la piazza era strapiena. E devo dire che la gente, malgrado ciò, è rimasta comunque... Malgrado ciò in che senso? Cioè, no, nel senso che no. Freddo, magari allora no, 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 perché... ma non, è, non c'era neanche freddo, nel senso o, che... O comunque... magari per, malgrado ciò noi... Malgrado ciò cioè, noi. Ma lui doveva invitare per forza oggi, dico... No. Dico, ma no, essere a casa. Dai, no. A me, guarda, io ho fatto un patto, tu non c'eri. Dici, qui ufficio bene. Con lui noi abbiamo fatto un patto, pre-intervista. Preparto. Preparto. Un patto. Preparto. Abbiamo detto, cioè, dobbiamo scherzare, dobbiamo ironizzare, non dobbiamo fare seriosa. No, no, ne approfitto sempre per cercare di romperti. Ho dimenticato quello che stavo dicendo. Però ma vuol dire che non era importante. Nella piazza dell'ultimo dell'anno non ve l'aspettavate questo pubblico, grande invece pubblico. Vi hanno dato la conferma del loro apprezzamento. Ma io spero che sia così perché, ripeto, noi è da anni che lo diciamo, volendo stiamo lottando anche un po' nella nostra terra per fare conoscere, affermare un po' quelle che sono appunto le nostre canzoni siciliane, perché capisco pure che non è stato fatto da chi ci ha preceduto, quindi... diciamo che è una novità. Diciamo che fino ad ora vi eravate soltanto limitati a ripercorrere soggetti musicali già esistenti, in chiave decisamente vostra. Certo. In chiave musicale, in chiave interpretativa decisamente vostra. E questo qua già vi ha fatto fare un po' le ossa. Sì. Stavolta con Siciliano Tipo Strano, abbiamo detto all'apertura di trasmissione, un progetto decisamente nuovo. Ma guarda, sì, Siciliano Tipo Strano, posso dire così velocemente, abbiamo avuto centinaia di contatti in Facebook in pochissimi giorni. Siete su Facebook? Su Facebook, Calandra e Calandra. E decine di contatti su YouTube, come richieste di amicizia. Ma anche come visite su YouTube. Come visite, poi, guarda, ci hanno premiato, non sapevo neanche che esistessero. Non lo dire. Non lo dico. Allora, non ci hanno premiato. E che video va a fare allora? Non ci hanno premiato, comunque, come video più visto, diciamo, della settimana. Della settimana. Abbiamo avuto tantissime visite in pochissimi giorni. E poi c'è un'altra cosa inaspettata. Un'intervista radiofonica con un emittente del Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Ci hanno telefonato per curiosità sul videoclip. Significa che questo progetto Calandra e Calandra gira. Ha varcato già. E sta sì, non sì, no, ma guarda, no, ma dico anche un'altra cosa. Noi solitamente non facciamo mai questo perché non ci serve fare fumo o vendere fumo attorno a noi. No, non mi riferisco allo sniff. No, non ci serve, non facciamo noi. No, nel senso che abbiamo e riusciamo a vederlo attraverso il tinto, però. Attraverso i nostri refer sul nostro sito. Difficile, oh, così c'è scritto. Io non questi inglesismi mi piacciono, ci si passa da una filosofia. Ma parlare in siciliano, per raccomando. Ma se scritto una filosofia, devo andare a cercato un termine in siciliano. Devo tradurre questa parola in siciliano. In siciliano. Guarda, ci sono tantissimi contatti sul nostro sito. Diciamo che la maggior parte vengono tutti dall'estero, Brasile, Argentina,
America, Canada. A proposito di America, vi è in programma una vostra capatina negli States fra qualche periodo? Ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando. Ci sono dei contatti e per motivi nostri, che a volte siamo anche un po' strani. No, vabbè. Non io abbiamo... ci ho lavorato, come voi sapete, per 6 anni con gli Stati Uniti d'America ed è una bellissima piazza, è davvero formativa e completa. E forse questo è il momento giusto per andarci, anche perché abbiamo in cantiere già un nuovo album, appunto, che parte da questo singolo siciliano tipo strano, e già abbiamo iniziato altri 2 brani inediti nostri, contiamo di fare un 4-5 brani inediti e poi aggiungere sempre qualche fino brano. Adesso è soltanto siciliano tipo strano, sì, state girando questo singolo gira un po' e poi in programma hai detto poc'anzi. Sì, già siamo brani. Nuovamente in sala di registrazione, abbiamo iniziato altri 2 brani inediti nostri. Prima dell'estate ce la fate a uscire con sì, sì, già abbiamo messo l'ipoteca sulla casa, speriamo. Ce la faremo a venderla, spero, anche se c'è la crisi del settore. Siete stati recentemente anche alla BIT di Milano, borsa internazionale del turismo. Sì, ci hanno chiesto o la borsa o la vita. Noi abbiamo preferito la borsa. O la borsa, la vita o Milano. Abbiamo preferito la borsa. Un'esperienza sicuramente bellissima, non dico irripetibile perché ci torneremo. Io spero, ecco, la cosa che ti ricordo, perché a me piace la domanda giornalistica, è quella che ti ricordi di più di questi giorni della BIT? Ma guarda, ma sicuramente il calore di vedervi là e dire ma quando ve ne andate? No, perché no, lascio il posto. Sì. No, ma la cosa bella è questa. No, ma non si può, questa non è un'intervista, questo è un gioco ammassato. Penso che qualcuno cambierà, sarà Zelig, non so. Io sono sicuro che anzi si divertiranno in questi istanti. Non so, aspettate, che stavi dicendo? È il fermento. Guarda, oggi, visto che mi interrompete, tu sarai interrotto, verrà interrotto, ma io non parlo proprio. Un discorso, il mio povero Maurizio. No, dicevo, una volta che voglio essere serio, perché state attenti se... Guarda, ti ho detto, ormai se io carburo entro nel meccanismo, è stato programmato oggi. Non parlerete neanche un minuto. Serietà, come dice il clip del Fiore? Cosa dice? Serietà? Zero. Serietà? Cosa del genere, comunque. E stavi dicendo della BIT di Milano, che ti ricordi di più, a parte il calore dei nostri corregionali? No, non mi ricordo più niente, proprio... A memoria zero. Mi ricordavo solo questo e già ho espresso quello che io per pensavo. Quanto riguarda le prossime settimane, i prossimi mesi, già in tour andate in avete un po' programmato qualcosa? Possiamo anticipare per il primo maggio. Certo, che il primo maggio andiamo delle anteprime, si può dire, asciutiamo dalla camera se andiamo delle anteprime, prego. Per il primo maggio saremo Piazza Balatelle ad Alcamo per la festa del primo maggio con l'orchestra. Quindi invitiamo i telespettatori a partecipare, a cantare tutti insieme Siciliano di Pusciano. Siciliano di Pusciano. Mentre per quest'estate già avete qualche altra cosa? Sì, ci sono tanti contatti. Giustamente il periodo non è che sia molto... Si dice fiorente? Anche proficuo. Sì, bello, proficuo. Si dice proficuo. 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 Proficuo in siciliano. Proficuo, basta morire. Non è che sia molto... come dire, fiorente ormai, fiorente. Ormai sì, no, perché ormai, non giovo una parola ormai è uscita questa, quindi la prendiamo quindi ci sono tantissimi contatti, però ormai si usa quasi fare le serate nell'est minutes, come si vuol dire, all'ultimo minuto. Perché sempre per i bilanci, per i costi e tutto. Va bene, chiudiamola qua questa sera, discorsi d'autore. Ragazzi, come sempre avervi ospiti è un piacere, perché è un è stato un piacere per sicuramente per me, ma anche perché l'ultima volta eravamo parenti stretti, ora lui ora un po' si è allargato, il nostro buon Pasquale Turano ci ha fornito di questo meraviglioso studio, bello, spazioso, capiente, dove possiamo allestire un prodotto comunicativo davvero... Ad esempio, allestire come si dice in siciliano? E allestire, poi tu punto. Va bene. Intanto io voglio mangiarvi di questo DVD, bella la battuta che mi ha fatto poc'anzi Peppe quando... che raccoglie 23 anni di crescita umana e professionale. Io sinceramente ho detto che l'ho visto poco cresciuto. Non è che è cambiato tanto, sinceramente. Sono rimasto sempre tale. Comunque... Ma senza sconti e cravatte è un brano di Nino D'Angelo, senza giacca e cravatta. Vuole fare il serio. Senza sconti significa che non ho avuto sconti da e nessuno. E qua ci sono le foto della tua prima comunione. No, praticamente la gente che mi ha visto cresce, quindi è un DVD che dura all'incirca mezz'ora. Va bene, ragazzi. Ma come facciamo noi ora a vedercelo questo? Assieme. A casa. Assieme, ho capito. Dobbiamo chiudere. Ci inviterai di nuovo per commentare questo video. Sforato di qualche minuto. Ma devi chiudere con la parola. Sì, la nostra mezz'ora a disposizione.
intanto ci salutiamo, voglio ricordare ai nostri telespettatori che è stato con noi e con voi, Calandra e Calandra, Giuseppe e Maurizio Calandra, ci lasciamo e ci lasciamo appunto alle immagini appunto che il nostro Mirko Gruppuso fra breve vi omaggerà del backstage per quanto concerne il videoclip di Siciliano Tipo Strano. Da Riccardo Calatiuta a tutti l'augurio di una buona serata, grazie ragazzi. Grazie, ciao, a voi, grazie, ciao. A voi. Si spezzerà e la Sicilia svanirà.